Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 56 e 57, 10 e 17 febbraio 1901. Continuando a venire il mio adorabile Gesù, si faceva vedere con gli occhi risplendenti di vivissima e purissima luce. Io sono rimasta incantata e sorpresa innanzi a quella luce abbagliante. E Gesù, vedendomi così incantata, senza che gli dicevo niente, mi ha detto: Diletta mia, l'ubbidienza tiene la vista lunghissima e vince in bellezza ed acutezza la stessa luce del sole, come l'amor proprio è molto corto di vista, tanto che non può dare un passo senza inciampare. E non ti credere tu che questa vista lunghissima l'hanno quelle anime che vanno sempre turbolente e scrupoleggiando. Anzi, questa è una rete che a loro tesse l'amor proprio, perché essendo molto corto di vista, prima le fa cadere e poi suscita loro mille turbazioni e scrupolosità. E ciò che oggi hanno detestato con tanti scrupoli e timori, domani vi ricadono di nuovo, tanto che il loro vivere si riduce a starsi sempre immerse in questa rete artificiosa che a loro sa tessere ben bene l'amor proprio, a differenza della vista lunghissima dell'ubbidienza che è omicida dell'amor proprio. Perché essendo lunghissima e chiarissima, subito prevede dove può dare un passo in fallo e con animo generoso se ne astiene e vi gode la santa libertà dei figli di Dio.
E siccome le tenebre attirano le altre tenebre, così la luce attira altra luce, così questa luce giunge ad attirarsi la luce del Verbo, ed unendosi insieme vi tessono la luce di tutte le virtù. Stupita nel sentire ciò, ho detto: Signore, che dite? A me pare che sia santità quel modo di vivere scrupoloso. E lui, con tono più serio, ha soggiunto: Anzi, ti dico che questa è la vera impronta dell'ubbidienza e l'altra è la vera impronta dell'amor proprio. E quel modo di vivere mi muove più a sdegno che ad amore. Perché quando è la luce della verità che fa vedere una mancanza, fosse anche minima, ci dovrebbe stare una emendazione. Ma siccome la vista corta dell'amor proprio non fa altro che tenerle oppresse, senza che danno uno sviluppo nella via della vera santità. Questa mattina, trovandomi tutto oppresso e sofferente, quando ho visto il mio diletto Gesù e tanta gente immersa in tante miserie, lui, rompendo il suo silenzio che teneva da molti giorni, ha detto: Figlia mia, l'uomo prima nasce in me e ne riporta l'impronta della divinità, ed uscendo da me per rinascere dal seno materno, gli do il comando che camminasse un piccolo tratto di via, e al termine di quella via, facendomi da lui ritrovare, lo ricevo di nuovo in me, facendolo vivere eternamente con me. Vedi un po' quanto è nobile l'uomo, donde viene e dove va e qual è il suo destino. Ora, quale dovrebbe essere la santità di quest'uomo uscendo da un Dio così santo? Ma l'uomo, nel percorrere la via per venire un'altra volta a me, distrugge in sé ciò che ha ricevuto di divino, si corrompe, in modo che nell'incontro che gli faccio per riceverlo in me non lo riconosco più e non scorgo più in lui l'impronta divina. Niente trovo di mio in lui e non più riconoscendolo la mia giustizia lo condanna ad andare disperso nella via della perdizione. Quanto era tenero sentire parlare Gesù Cristo su ciò e quante cose faceva comprendere, ma il mio stato di sofferenze non mi permette di scrivere più a lungo. Benissimo, due splendide nuove lezioni di nostro Signore Gesù, a cui tendiamo le orecchie della mente e del cuore, applicando anzitutto l'intelligenza per penetrarvi dentro, ecco, e cercare di comprendere il senso molto profondo dei messaggi che Gesù ci lascia in questi due capitoletti. Il primo parla della relazione, come dire, antinomica, antitetica, opposta, ecco, tra la vera obbedienza e l'amor proprio. E già ad un ascolto attento solo della lettura si sarà fatto caso ad un particolare apparentemente contraddittorio. Quindi che l'ubbidiente è veramente libero. Gesù dice che l'ubbidienza è omicida dell'amor proprio e chi vive in essa gode la santa libertà dei figli di Dio. Mentre l'amor proprio, quindi uno che ama disordinatamente se stesso, ingenera orribili schiavitù, orribili e sottili schiavitù, perché a volte mascherati da presunti atteggiamenti, anche Luisa è caduta in inganno, come spiega, di presunta santità, che sono i mille turbamenti e le scrupolosità. Gesù al termine del capitolo dà una lezione magistrale per comprendere bene anche cosa intende per cosa si intende, come dire, per ubbidienza, no? Questa virtù, ecco, noi generalmente la passiamo subito il passaggio, che è un passaggio fondamentale, all'ubbidienza, diciamo così, alle figure umane che sono in qualche modo rappresentative a diverso grado, a diverso titolo di Dio. Attenzione, questo è un aspetto fondamentale dell'ubbidienza, perché
ed è anche la cartina di tornasole dell'ubbidienza vera a Dio, anche quando fosse un'ubbidienza che costa lacrime e sangue, ecco, come dei notissimi casi di tutta la storia della Chiesa che conosciamo, insomma, dove a più di qualcuno, insomma, l'ubbidienza alla Chiesa, intendendo con Chiesa anche uomini di Chiesa non all'altezza della situazione o non con retto discernimento su singoli casi, è costata lacrime e sangue. Ma quella volontà di Dio l'abbiamo già visto in tante volte, sicura e certa, no? Qui Gesù parla principalmente dell'ubbidienza proprio nella sua radice, ecco, perché anche quando noi ubbidiamo alla Chiesa, ubbidiamo a un uomo che rappresenta il Signore, ubbidiamo a un governante che fa una legge giusta, insomma, non ubbidiamo al codice della strada che ci impone dei limiti, ecco, noi non ubbidiamo mai all'essere umano. Perché la dignità dell'essere umano, la nostra stessa dignità umana, ci proibisce di obbedire ad una persona che è uguale a noi. Noi ubbidiamo a Dio perché riconosciamo nell'autorità e nel suo esercizio legittimo, entro i limiti e le competenze di ogni singola autorità, la divina volontà. Questo è il fondamento profondo dell'obbedienza, quello che la rende anche leggera e facile, no? Qualunque cosa sia. Cioè, io non sto sottomettendomi ad un uomo, anche se di fatto mi sottometto a un uomo. Le donne che saltano sulla sedia quando San Paolo scrive: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, ecco, sono donne, per carità, non sanno quello che fanno, no? Sono inconsapevoli, ma che denotano una fede poco formata, perché una donna che ubbidisce al marito non ubbidisce a un uomo, non è che degrada la sua dignità o la parità di uguaglianza che ha, che nessuno discute nei confronti dell'uomo, ma rispetta l'ordine voluto da Dio, che ha semplicemente voluto che l'uomo fosse il capofamiglia, non Hitler, non il dittatore, perché poi lo spiega San Paolo, le mogli devono amare i mariti come Cristo ha amato la Chiesa, cioè dare la vita per loro. Quindi è un'autorità chiaramente esercitata dentro l'esempio evangelico. Gesù ha detto: io sono venuto per servire, non per essere servito, ha lavato i piedi agli apostoli, quindi certamente, no? Quindi da parte degli uomini non era la legittimazione ad ogni sopruso o a mettersi sotto i piedi o a trattare malamente le donne, insomma, come per la verità qualche volta nel corso della storia non è che sono mancati questi atteggiamenti, no? Ma la deviazione dell'abuso dell'autorità non mina il concetto dell'autorità, ecco, questo dobbiamo sempre tenerlo presente, no? E c'è anche l'eroismo, e alcune sante donne eroiche l'hanno fatto, di rimanere sottomessi e obbedienti nonostante l'indegnità estrema, capite? E anche la mancanza della giustizia grave che hanno esercitato alcuni mariti. Certamente questo è eroismo, ecco, però certamente è cosa più gradita a Dio l'eroismo nell'ubbidienza anche quando si esercitasse in forma giusta piuttosto che la ribellione. Questo vale a tutti i livelli, a livelli ecclesiali, a ogni tipo di livello. Comunque, chiuse tutte queste piccole parentesi, se no andiamo su un altro tema. Gesù spiega che quando si ubbidisce veramente a Dio si sperimenta la libertà, e questo è radicato nelle parole che Gesù stesso ha detto nel Vangelo di San Giovanni: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, perché la libertà non è il potere di fare tutto quello che ci pare. Perché uno che dice: io sono libero, quindi mi butto dal quinto piano, perché io sono libero di fare quello che mi pare, mi butto dal quinto piano del palazzo. Che cosa penseremmo noi di uno che dice una cosa di questo genere, che è libero o che è stupido? Certo, buttarsi dai palazzi del quinto piano è esercizio della libertà. Tu potresti fare 100.000 cose in quel momento differenti, scegli di buttarti dal quinto piano, ma non è certamente una cosa sensata. Allora, la libertà, dopo il peccato originale, si spiega San Paolo, ha bisogno di essere a sua volta liberata, cioè, perché chi commette il peccato, se tu la libertà la eserciti male, ecco, lo vedremo subito, la perdi, perché diventi schiavo di colui che ti ha vinto. E quindi, anziché essere libero, diventi schiavo.
Quindi l'esercizio santo della libertà non è nella scelta tra il bene e il male, ma è l'imparare a conoscere dov'è il vero, il bene e il vero, e muovere il proprio esercizio libero e autonomo sempre dentro l'ambito del bene. Ecco perché la santa libertà dei figli di Dio. Il figlio di Dio il male non lo fa, semplicemente perché non è stupido, è lo stesso motivo per cui non lo fa il Padre Eterno. Il Padre Eterno il male non lo fa, non perché non è onnipotente, ma non lo fa perché non è stupido. D'accordo? Perché fare il male è esattamente qualunque tipo di male, pure dire una bugia di scherzo, è la stessa cosa, da un punto di vista generale, che buttarsi dal quinto piano, tale e quale identica. È un suicidio di se stessi. Gesù lo spiega nel secondo paragrafetto, no? Quando dice io creo l'uomo tanto bello, tanto, e poi l'uomo è un folle, d'accordo? Perché passa la vita a suicidarsi e a distruggere l'immagine stupenda con cui è uscito da me, che io ho fatto, di modo tale che quando viene davanti a me dice: ma che è sta roba? Ma da dove viene? Ma che è sto mostro? Che cos'è sta roba qua? Ecco, questa è tutta quanta l'arte di un uomo folle, d'accordo? Che per tutta la vita ha passato il tempo a sfasciare tutto, a distruggere, a imbrattare, a deturpare, a far diventare orribile, proprio a inguardabile. Questa è la storia degli uomini, cioè, questa è storia, è cronaca quotidiana della totalità dei membri e degli abitanti del pianeta Terra. Fanno questo dalla mattina alla sera, sono gli imbrattateli, sono i distruttori, sono i corruttori, sono i mostrificatori, questa me la sono inventata adesso, quindi i fabbricanti di mostri, d'accordo? Questo fanno gli uomini. Dalla mattina alla sera. E la famosa offesa a Dio del peccato, è proprio, cioè, ma questo è veramente, no? Immaginate, cioè, che ne so, uno va dentro la Basilica di San Pietro, no? Ci stanno i Bernini, ci sta Michelangelo Buonarroti, ci sta Giotto, non si sa quanti altri, cioè, che uno entra lì dentro, pia una bomboletta della vernice e comincia a fare i murales, a distruggere, pia il martello e spacca la Pietà di Michelangelo, che ne so, va sull'altare e lo pia a picconate. Questo è. Cioè, guardate che la Basilica di San Pietro, tutta bella e ornata, in confronto alla bellezza di un'anima, fa ridere le galline. Non è paragonabile la bellezza di un'anima uscita da Gesù alla Basilica di San Pietro, ovviamente, eh. Con tutta la sua bellezza e la sua perfezione. Ecco, e il possessore di quell'anima, cioè se medesimo, passa la vita con la bomboletta spray, col piccone, col martello, a distruggere tutte le opere d'arte contenute dentro l'anima, ovviamente capiamo cosa c'è dietro la metafora, e a ridurlo a un cumulo di macerie, d'accordo? Alla fine della vita, chi l'ha fatta, l'architetto divino, d'accordo? Dove c'è questa roba qua? Chi sono passati i Lanzichenecchi qua? Sono già venuti a sapere i Lanzichenecchi, lo sappiamo tutti, quello che hanno fatto i Lanzichenecchi col sacco di roba. Che è successo qua? E queste macerie di questa cosa dovrebbero entrare in paradiso, dove c'è ancora peggio, cioè ancora peggio, ancora meglio, cioè c'è la perfezione assoluta. E come c'entra una roba del genere dentro la perfezione assoluta? Come fa a presentarsi davanti all'Altissimo? Questo è quello che fanno gli uomini. Allora, che succede? Qual è, dice Gesù, la spia della vera obbedienza e della vera santità? Non è lo scrupolo e il turbamento. Perché la vera obbedienza e la santità, fino a quando uno non arriva molto in là e non ricevesse il dono straordinario, che è molto raro, della confermazione in grazia, uno rimane, come dire, fallibile, perfettibile, impeccabile, diciamo così, soggetto alla peccaminosità. Quando si studia teologia, si dice che il Papa è infallibile quando parla e scatta, pure il Papa, ma non è mai impeccabile. Il Papa non è impeccabile. Ecco, nessuno sulla terra è impeccabile, salvo la Madonna e Gesù Cristo. Nessuno. Allora, è chiaro che se uno per essere definito ubbidiente e veramente santo non dovesse mai peccare, nemmeno se semideliberatamente o volontariamente o fare una piccola imperfezione, non sarebbe argomento possibile per gli esseri umani. D'accordo? Ecco, invece lo è, perché si tratta di una, come dire, santità sostanziale, ecco, essenziale e sempre perfettibile, sempre in cammino fino a quando non moriamo, e di una ubbidienza, come dire, fondamentale.
Allora, ma quando uno esce un po', ecco qui ancora Gesù parla in questi termini, più avanti negli scritti parla delle uscite dalla divina volontà, anche minime, questa è un'esperienza che bisogna imparare a fare. Il cuore ti avverte subito, immediatamente, lo senti immediatamente dentro di te che stai facendo qualche cosa che a Dio non piace, se hai cominciato un pochino a raffinarti lo sguardo. La reazione è, va bene, altro, ci picchia, mi dispiace un po', beh, piccolo atto di contrizione, non ci pensiamo più, la prossima volta faremo meglio. Pace assoluta. Quando questo invece viene da un'anima disordinata, da un'anima che, come dire, pensa di camminare nella santità o fa anche cose apparentemente sante o religiose, ma non c'ha nessuna intenzione, numero uno, la prima cosa che fa non è ubbidiente a nessuno. Numero due, quando per tutta quanta una serie di fattori, per la sua religiosità, per le cose che comunque ascolta oppure impara dal mondo di fede, gli viene il sospetto che magari forse dovrebbe cambiare qualcosa, gli viene in questa forma malata, cioè il turbamento comincia ad agitarsi. E lo scrupolo, quindi comincia a pensare, ma forse questo non va bene. Poi comincia ad andare a chiedere consigli a destra e a manca. Sono le classiche anime che scaricano poi sui padri spirituali la responsabilità delle cose, delle scelte che non vogliono fare e vogliono che gliele faccia qualcun altro al posto suo e stanno sempre, cioè, stanno sempre turbate. Ma questo non è, cioè, no, io ripeto adesso con un pochino di esperienza alle spalle, cioè, comprendo proprio profondamente la verità di queste parole. Non c'è niente. Significa che non c'è proprio niente, niente, niente. Cioè c'è bisogno di un reset fondamentale, cioè anime di questo tipo dovranno mettersi davanti al Signore con calma, perché poi il Signore è sempre molto buono e molto delicato, e prendere atto che c'è stato molto fumo e poco arrosto, molta apparenza e poca sostanza, ripeto, pur camuffata da mille atteggiamenti religiosi o anche altamente devoti, non escluse con messe quotidiane, confessioni frequenti, consacrazione alla Madonna, rosari, tutto quello che uno vuole, tutto quello che uno vuole. Ma se non compare l'ubbidienza vera a Dio con tutti i suoi corollari, è tutto finto. È tutto finto. I maestri di spirito dicono sempre una cosa: il diavolo non fa solo una cosa. Il diavolo non ubbidisce, il diavolo simula anche l'umiltà, il diavolo simula la carità, il diavolo ha una fede che tra l'altro che non è paragonabile alla persona che già abbia la più grande fede nel pianeta Terra, d'accordo? Può simulare la giustizia, la fortezza, la temperanza. Se uno legge i libri di Sant'Alfonso, nei monasteri c'erano asceti che facevano digiuni, discipline, spaccavano le ossa a forza di penitenze, e poi ci sono alcuni addirittura rivelati indemoniati. Questo non significa che non bisogna fare le penitenze, come va dicendo in giro qualcuno, ma è il senso che bisogna stare attenti, cioè se non c'è questa situazione sostanziale di ubbidienza vera a Dio, e quindi insieme agli scrupoli falsi, cioè anime di questo genere, filtrano il moscerino e ingoiano il cammello, d'accordo? Cioè stanno preoccupate se hanno chinato la testa durante il gloria al padre, d'accordo? E poi se devono andare in giro a vomitare veleno contro il prossimo, non esclusi uomini di chiesa di vari livelli, d'accordo? E di vari gradi dell'ordine sacro, non si fanno nessun problema, manco se lo confessano, capite? Quindi questo è lo scrupolo, no? È vedere il male dove non c'è e non vederlo colpevolmente. Quando Gesù diceva ai farisei: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma poiché dite noi vediamo, la vostra colpa rimane, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello e non guardi la trave che è nel tuo. Anime così si vedono subito, capite? Hanno occhi solo per i peccati del prossimo, stanno sempre a guardare quello che fanno gli altri e a notare tutte le piccole cose, eccetera, eccetera, no? E che fanno loro? Niente. O niente di serio, d'accordo? Sì, qualche piccola cosa, ma tutto sommato va tutto bene. Salvo poi i turbamenti, gli scrupoli, che però che cosa comportano? Cosa dice Gesù? Niente.
comportano che gli è venuto lo scopo di una cosa, forse sta, e poi rifanno tale e quale. Non c'è nessun progresso, non c'è nessun cambiamento. Invece la santità autentica comporta che se tu ti viene una voce del cuore che ti ammonisce, guarda che questa cosa non andrebbe bene, tu la prendi sul serio, la correggi, o quantomeno fai di tutto per correggerlo. Se non, se veramente poi ci vorrà un po' di tempo che non ce la fai subito a ottenere un risultato, però si vede che tu ti emendi, è l'emenda. Quando la luce della verità che fa vedere una mancanza fosse anche minima, ci dovrebbe stare un'emendazione. Ma siccome l'amor proprio c'ha la vista corta, che cosa succede? Che anche non fa altro che tenerle oppresse, senza che danno uno sviluppo nella via della vera santità. Per questo ogni tanto noi dobbiamo fare i bilanci della nostra esistenza. C'è chi lo fa al primo dell'anno, c'è chi lo fa da Pasqua a Pasqua e dire, oh, ma io negli anni. Questo bisogna farlo a livello oggettivo, non è umiltà non farlo, noi dobbiamo sottoporre la nostra vita a revisione e con le ginocchia piegate, se vediamo qualcosa di buono e di migliorato, sapendo che tutto è grazia, quindi che sicuramente il Signore ci ha aiutato, però ci avremmo sicuramente messo anche la buona volontà di cui non dobbiamo vantarci, di cui non dobbiamo gloriarci, ma noi dobbiamo vedere, perché se vediamo che poi che le cose sono sempre uguali, che io ho gli stessi difetti che avevo 20 anni fa, e non c'è stato nessun progresso sostanziale, c'è qualcosa che non va. E questo bisogna prenderne atto. Se non rimane così, ecco perché le persone arrivano a 60, 70, 80 anni, sono sempre uguali, anzi, vanno sempre peggio. D'accordo? Sempre peggio. E anche persone, come sappiamo, anche tragicamente dalla storia, che racconto sempre l'episodio che tanto mi colpì quando studiavo, del poro Giacomo Leopardi, che DNA, insomma, perché tutta questa grande santità dai familiari stretti che andavano a messa tutti i giorni, non la vedeva. Quindi rimaneva scandalizzato, perché fare la comunione tutti i giorni non significa diventare santi. Affatto, è uno strumento formidabile e il più importante se messo nelle mani di chi santo ci vuole diventare, cioè c'è la buona volontà, altrimenti non è come se tu metti l'acqua dentro un secchio bucato. Ecco, in parte abbiamo anche e con questo ho meditato il secondo capitoletto, no? Quindi ho fatto riferimento prima, quindi la differenza che c'è tra la santità, specialmente la santità vera, che non è altro che un custodire e abbellire sempre di più la bellezza straordinaria con cui siamo usciti da Dio. E generalmente è vero che il giusto è odiato e perseguitato, ma è odiato e perseguitato dall'empio, no? Però è anche vero che quando ci sono delle cose positive in noi, ecco, le persone non cattive, quindi non empie, che sono buone, le vedono, d'accordo? Cioè, le riconoscono. E per cui noi non dobbiamo preoccuparci certamente dell'opinione degli uomini. Per carità, Dio ce la scampi è libero, noi dobbiamo preoccuparci di quello che pensa Dio del nostro operato. Come diceva San Francesco, se tutti pensano che tu stai a fa male, tu in coscienza sei convinto, in coscienza rettamente formata e che ha ben ponderato tante cose davanti a Dio, attenzione, eh? La prima cosa che ti frulla per la testa, che stai facendo bene e tutti ti vanno contro, vai avanti, d'accordo? Però dobbiamo anche tenere presente che se per esempio hanno di noi una non buona opinione, persone sostanzialmente buone, noi dobbiamo riconoscerle come tali, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E dobbiamo avere l'umiltà di mettersi tranquilli e riconoscere le cose che non vanno e correggerle. Con la massima semplicità di questo mondo, se non c'è niente di cui scandalizzarsi, purtroppo non siamo ancora nel regno della divina volontà quando saremo tornati nella condizione dell'Eden. Quando le passioni che cederanno dinanzi al Fiat Supremo che neanche più si muovono, quando il diavolo scappa lontano un miglio, noi speriamo di arrivare in questa condizione, ma non possiamo presumerla come punto di partenza. Cioè, questo è un punto d'arrivo, questo qui che speriamo che arrivi, perché è uno stato veramente beato, gioioso, è la vita del cielo anticipata, insomma, è il ripristino della condizione dell'Eden. Ma prima di arrivarci bisogna passare anche per questi. Come dire, questi sono i primi volumi, ma i primi volumi per molti devono essere ben meditati, perché ricordiamo sempre che la santità nel divin volere si innesta portandola
vette sublime sulla santità comune. Cioè, questo è un po' come il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, di quando Gesù dice: io non sono venuto per abolire, sono venuto a completare. Cioè, non è che tu diventi santo senza i 10 comandamenti. Cioè, le beatitudini le presuppongono i 10 comandamenti, vanno oltre. Non è che tu dici: ah, io sono un povero di spirito, però commetto gli atti impuri. Ma che sei matto? Tostana, roba del genere. Non esiste, no? Ecco, quindi anche quando qui Gesù fa lezioni che sono assolutamente condivise dall'ascetica classica, le lezioni di oggi, se uno conosce un pochino i maestri di spirito, le trova senza bisogno che Gesù ne parli esplicitamente a Luisa. Non è questa, diciamo così, l'aspetto, come dire, qualificante questi scritti di cielo, però è significativo e non bisogna bypassare. Già, io vado direttamente ai volumi dove parla esplicitamente della divina volontà. E no, questa è una tentazione di molti, perché se tu queste cose non le metti in pratica, tu puoi stare a leggere tutti i libri che ti pare, tutti i volumi 36esimo, tutto quello che ti pare, quando parla della virtù spettacolari, generativa e birocrativa del fiat, così non ci capisci niente che significa una cosa del genere. Cioè, non neanche le capisci alcune cose se non c'è dentro il tuo cuore, come dire, già strutturata una santità classica, autentica, autentica però. E questi sono passaggi fondamentali, d'accordo? Quindi smascherare l'amor proprio, la morale di questa meditazione, quando è mascherato da forme di pseudo e falsa santità. E gli smascheramenti avvengono sempre, capite? Sono come le cause penali, capito? Sono come quando tu devi sgamare un falso testimone, lo metti a confronto, lo metti e non ci vuole niente. Turbamenti, scrupoli e poi sostanziali cambiamenti zero, falsa santità, falsa. Giudizio, come dire, brutto, mi fa sta male. Meglio che stai un po' male adesso, che ti digerisci il giudizio brutto, piuttosto che te ne stai qualche millennio in purgatorio, ecco, scontate la pseudo-santità, che non è servita quasi a niente, anzi ha fatto magari pure scappare qualcuno che vedendo, come dire, una non bella immagine della santità, come nel caso che ho fatto esempio, anziché avvicinarsi al Signore, dice: devo diventare come questo, me rimango come sono, che almeno, insomma, mi godo qualche piacere della vita senza sentirmi in colpa che dopo non si può fare perché è peccato. Ecco. Quindi la grazia dello Spirito Santo ci aiuti, ecco, a interiorizzare bene queste cose e a non dimenticarle mai, né a pensare che da esse si possa prescindere per entrare nel regno del Fiat Supremo. O Divina Maria, che tu che sei la sede della sapienza, concedici sempre una grande luce interiore, ecco, per la sapienza vedere le cose con gli occhi con cui le vede Dio, e dentro un orizzonte di amore, ecco, la conoscenza della verità che a volte è necessaria per crescere in santità autentica, ecco, quando è divina è sempre accompagnata dall'amore con cui il Signore ci fa entrare dentro noi stessi. Lui già le sa tante cose, ecco, e gli dispiacciono, ecco, e vuole farcele, diciamo, prendere bene. Tu in questo sei un'altra grandissima maestra, un riflesso vivissimo della dolcezza e della misericordia di Dio. Ecco, per cui prendici sempre tutti per mano, e qualunque cosa ancora in noi non piaccia a Gesù, ecco, rendici attenti sempre alla voce del nostro cuore, della nostra coscienza, e soprattutto, attivi con il corrispondere alle chiamate della grazia e procedere, rettificare, correggere, emendare, perché ogni giorno possiamo mettere un tassello, una pietra, un passo in più e in avanti.
verso il cammino della santità e, se Dio vorrà, verso il cammino di quella santità sublime, che è la vita nella divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.